L'ASL di Teramo riceve e inaugura al Mazzini un dono speciale, una TAC esterna dedicata ai pazienti Covid positivi o sospetti tali, fondamentale per la diagnosi di polmonite interstiziale. L'autore del regalo è il gruppo Intesa San Paolo, che ha destinato proprio a Teramo 300.000 euro necessari per acquistare l'unità mobile di ultima generazione. Ad inaugurarla il governatore Marco Marsilio. Certo che siamo preoccupati, tutti devono essere preoccupati, e giustamente, perché i numeri sono importanti. Anche se oggi, diciamo, per fortuna non abbiamo avuto né decessi né nuovi ingressi in terapia intensiva, che poi è quello che fa davvero la differenza. Al di là dei numeri, avere molte centinaia di persone senza sintomi che vengono curate semplicemente stando a casa e aspettando che tornino ad essere negativi non sarebbe un grave problema. Il problema lo diventa quando i numeri sono così importanti che anche la piccola percentuale di persone davvero malate che finiscono dentro l'ospedale e che vanno in terapia intensiva comincia a fare numeri che poi bloccano gli ospedali, perché per fronteggiare questo tipo di terapie ci sono delle regole, degli accorgimenti, dei limiti e delle prescrizioni che poi possono costringere, come già sta avvenendo nella regione Campania, a dover sospendere altro tipo di patologie e le cure per altro tipo di malati. Lo spirito, come provo a accennare prima, è quello di abbinare alla gestione e all'esercizio del nostro ruolo la responsabilità sociale che ci deve essere, soprattutto in eventi tragici, e ahimè negli ultimi anni se ne sono susseguiti. Abbiamo sempre dimostrato attenzione, lo abbiamo fatto per il terremoto di Amatrice, lo abbiamo fatto per il crollo del ponte a Genova, ovviamente a maggior ragione per l'evento pandemico che è stato ovviamente di portata nazionale. Per il direttore dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, l'attenzione dimostrata verso l'azienda sanitaria teramana è motivo d'orgoglio. Che soddisfazione è oggi avere questa nuova TAC? È una soddisfazione importante, perché fa capire l'interesse anche di alcuni istituti bancari, di alcuni persone che sono al di fuori della struttura, dei vertici aziendali e anche regionali, che hanno attenzione per la nostra ASL. Una ASL che è stata attenta nel gestire il Covid nella prima fase e che lo dovrà essere altrettanto in questo momento di recrudescenza della pandemia in maniera lineare e abbastanza importante. Intanto i focolai Covid in provincia di Teramo si espandono. La zona rossa è considerata in questo momento Bisenti, ma anche Montorio è sotto stretta osservazione. Stanno valutando in prefettura, oggi mi chiamava il dottor Profeta, che è stato contattato per Bisenti, vista la proporzione tra contagiati e popolazione, si pensava già per una zona rossa, non so, ecco, Bisenti va vagliato bene e dobbiamo seguire bene anche l'evolversi della situazione in Montorio, come dobbiamo seguire tutta l'altra parte del territorio provinciale. Ecco.